d'accordo, l'estate è stata pessima per il maltempo, gli italiani con i portafogli sempre più vuoti hanno fatto poche ferie, ma queste scusanti, pur vere, non servono a giustificare quel più 0,3 nel tasso di disoccupazione italiano a luglio, mese tradizionalmente di lavori stagionali e part-time. Qua non c'è equazione che tenga, è la macchina in Italia che sembra spompata, con un tasso di disoccupazione, calcoli OCSE, che aumenta persino d'estate. Siamo l'unico paese dell'Eurozona con un tasso di oltre un punto rispetto alla media e una disoccupazione giovanile che sfiora il 43%. Eppure qualcosa si muove, almeno a giudicare dai dati rilasciati oggi dal Ministero del Lavoro, meglio dalla banca dati che registra le assunzioni. Qua parliamo del secondo trimestre, quindi prima dell'estate. Le assunzioni sono state 80.500, il 3,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2013, altro anno di crisi nera. Il 70% hanno riguardato contratti a tempo determinato, il 15% a tempo indeterminato, ma quello che fa ben sperare è quel più 3,1% nell'apprendistato su cui il Jobs Act e il ministro Poletti puntano molto. Anche le cessazioni dal lavoro sono diminuite, anche se chi lascia il lavoro lo fa ancora o per pensionamento o perché glielo propone l'azienda. Quello che preoccupa casomai è la distribuzione geografica di questi numeri. A nord e al centro l'occupazione aumenta, al nord un terzo è rosa, mentre nel mezzogiorno la situazione del lavoro femminile è drammatica. La scomposizione per fasce di età è incoraggiante per i giovani. Su oltre 2,5 milioni di nuovi lavori, un quinto va a chi ha tra i 24 e i 34 anni, un altro quinto nel decennio superiore, mentre per chi è estromesso dal mondo del lavoro oltre i 65 anni, la speranza di trovare una nuova occupazione si fa sempre più difficile, se non impossibile. E per questi, anche se non sono esodati, arrivare alla pensione, sia pure per pochi anni, è un calvario.